un corso di laurea nuovo che apre le porte ad una professione dinamica e versatile, la certezza, terminati gli studi, di trovare immediatamente un impiego sicuro e con ampie possibilità di carriera. In perfetta sintonia con le esigenze di una sanità che richiede a tutti i livelli accurata preparazione e profonde conoscenze, a partire dall'anno accademico 2002-2003, anche chi aspira a svolgere la professione di infermiere frequenterà l'università per conseguire, dopo un triennio di studi, il diploma di laurea. Ho scelto questa professione perché si interviene sui bisogni della gente in modo creativo, dinamico, autonomo e perché si hanno tantissime gratificazioni. I corsi sono curati con la partecipazione delle aziende sanitarie da entrambi gli atenei regionali, Trieste e Udine, che hanno anche previsto sedi distaccate rispettivamente a Monfalcone e Pordenone. In linea con quanto richiede una professione moderna, in progressiva evoluzione e dalla forte componente tecnologica, il triennio di studi consentirà di acquisire un alto livello formativo. Oltre alle materie biomediche ed infermieristiche, hanno una particolare rilevanza le discipline umanistiche, bioetica, antropologia, pedagogia, psicologia, quelle finalizzate alla educazione alla salute, ad esempio scienza dell'alimentazione e educazione sanitaria, e per la ricerca epidemiologica, statistica, informatica e inglese. E dopo i 3 anni accademici, l'inserimento nel mondo del lavoro sarà praticamente cosa certa, perché quella dell'infermiere rimane ancora una professione di cui c'è grande richiesta nel settore pubblico come nel privato, e non solo in strutture ospedaliere, ma anche nei servizi territoriali e nell'ambito della libera professione. Senza dimenticare le opportunità di essere impiegati nel settore della sicurezza sul lavoro, oppure in strutture turistiche, in compagnie aeree, su navi da crociera. Sicuramente si hanno anche molte responsabilità ed è per questo che la formazione universitaria che ognuno di noi deve fare per diventare infermiere è molto impegnativa, ma questo impegno viene ripagato dal fatto che si può trovare un impiego immediato sia nel pubblico o in ospedale o sul territorio e sia nel privato. Dunque una figura professionale innovativa, dinamica ed intraprendente, con oltretutto una indiscussa valenza sociale che può offrire gratificazione ai giovani cui non mancano spirito di solidarietà ed attenzione per il prossimo. Il laureato infermiere può esercitare in tutti i paesi della comunità europea e nel resto del mondo. Io lavoro in assistenza domiciliare del distretto 1 della Stock da quasi 2 anni. Quello che mi affascina di più dell'assistenza domiciliare è il fatto che noi ci proponiamo come infermiere di famiglia, ovvero noi pianifichiamo l'assistenza dei nostri cittadini, dei nostri utenti, e prendendo in considerazione non solo i suoi bisogni fisici, ma la persona e la sua globalità, quindi anche i suoi problemi psicologici e quelli sociali. Per fare questo, quindi, noi lavoriamo in equip con tutta una serie di figure, sanitarie e non, ovvero il medico di famiglia, i medici specialisti, i reparti ospedalieri, il 118 e il pronto soccorso, l'assistenza comunale di base e il volontariato. Le iscrizioni ai corsi di laurea per infermiere si potranno effettuare presso le segreterie delle Università di Trieste e di Udine dai primi di luglio alla fine di agosto. Già ora si possono avere informazioni dettagliate su come avvicinarsi a questa professione consultando il sito internet del Coordinamento dei Collegi degli Infermieri www.ipasvigorizia.it. Per incentivare le iscrizioni a questi corsi di laurea, la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione un assegno di studio annuo. La promozione di questo nuovo corso di studi è stata anche affidata ad un pratico CD-ROM interattivo rivolto ai giovani diplomandi in procinto di scegliere la facoltà a cui iscriversi. Il CD verrà inviato agli alunni dell'ultimo anno di scuola superiore, ma potrà essere richiesto da chiunque ne sia interessato.